La Gesesa, in merito all'emergenza idrica in corso, ha comunicato l'elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti. Per il comune di Benevento, presidio fisso in piazza Risorgimento, operativo fino alle 16 di sabato 6 aprile. Per via Benito Rossi, zona via Avellino, presidio fisso, operativo fino alle 16 di sabato 6 aprile. In zona Capodimonte, sempre un presidio fisso nel parcheggio antistante la chiesa di San Giuseppe Moscati, operativo fino alle 16 di sabato 6 aprile. In zona Pacevecchia, presidio fisso in via Gramsci, operativo fino alle 16 di sabato 6 aprile. Per il dettaglio e gli elenchi delle autobotti di stazionamento per l'emergenza idrica in corso, presenti nelle zone limitrofe e nei paesi, potete consultare il nostro sito internet www.tv7.net. In ragione della interruzione idrica che sta interessando larga parte del territorio cittadino per lavori sulla tratta dell'alta velocità Napoli-Bari, il sindaco Mastella ha disposto per le giornate di venerdì 5 e sabato 6 aprile la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, e di tutti gli asili nido, sia pubblici che privati, ricadenti nel territorio comunale. Il provvedimento estende dunque a tutte le scuole cittadine le decisioni adottate con l'ordinanza del 25 marzo. La ragione dell'estensione, motivata anche da richieste pervenute al sindaco e meritevoli di considerazione, risiede in ragioni di ordine sanitario e di igiene. A causa di un malore improvviso, un avvocato di Benevento, Carlo Paglia, di 56 anni, la cui famiglia è molto conosciuta nel capoluogo sannita, ha perso la vita. Inutile l'arrivo tempestivo dei sanitari del 118, per il professionista beneventano non c'è stato nulla da fare. Il corpo senza vita era accasciato sul marciapiedi in via Perasso. Carlo era un uomo molto stimato umanamente e professionalmente, così come il padre, già amministratore del Benevento Calcio. Sul posto il medico legale, il magistrato di turno, la polizia e la polizia municipale per le indagini del caso. Nei saloni della concessionaria Sara della famiglia Ricciardi è stata presentata la 31esima edizione della Strabenevento 2024, gara podistica sulla distanza di 10 km organizzata dall'Amatori Podismo Benevento. Testimonial d'eccezione alcuni grandi nomi dell'atletica italiana internazionale come Daniele Meucci e Sofia Jeremuk. La manifestazione sportiva sarà trasmessa in diretta come sempre da TV7, partner della comunicazione per gran parte delle edizioni. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano al presidente dell'Amatori Podismo Benevento, Raffaele Zollo. 31esima edizione, come dicevi, noi ci vediamo non solo ogni anno ma spesso durante questo periodo, perché voi siete l'emittente televisiva che ci accompagna da anni, quindi siamo una delle poche associazioni, se non l'unica, a vantare 31 edizioni, 31 anni di questa grande manifestazione, 31 anni a Benevento di primo maggio, 31 anni dove la città ricorda il primo maggio come Strabenevento. Ecco, ricordiamo un po' il programma rapidamente e se ci sono già dei numeri interessanti da pubblicizzare. Allora, il programma cambia con due grandi atleti che verranno, perché ci saranno Sofia Jarenciuk e Meucci, che sono due atleti della caratura internazionale. Ricordiamo la Jarenciuk, fresca di record italiano sulla mezza maratona di Napoli. Il programma poi prosegue con le due, diciamo, gare non competitive di 1 e 3 km, dove noi abbiamo fatto già appello alla cittadinanza di starci vicino, perché inondare le città e stare vicino a questi, non solo a questi grandi di atleti, ma anche a tutti gli atleti che verranno dall'Italia. Si preannuncia già un numero o quello che voi ipotizzate? Noi ci basiamo, come dicevo, sempre sui numeri delle passate edizioni. Quest'anno speriamo di arrivare almeno a 800-900 atleti per la competitiva, un totale di 2000 atleti in generale. Benissimo, nei prossimi giorni ci rivedremo, perché ci sarà il giro virtuale che farà capire nuovamente le caratteristiche di questo percorso e soprattutto ci sarà un'anteprima che noi abbiamo sempre seguito in diretta dallo scorso anno, per la verità. Sì, sì, noi quest'anno, come tutti gli anni, ci vediamo per questo giro virtuale insieme, dove illustriamo il percorso, le criticità. Sempre e anche brandizzati dalla Sara e dalla famiglia Ricciardi. Sempre brandizzati, accompagnati. Noi camminiamo a braccetto con la famiglia Ricciardi, che ci ospita per la presentazione, ci segue in questa grande avventura che è il podismo e la Strabenevento. Quindi ringraziamo la famiglia Ricciardi e quindi noi faremo questo giro con voi, con questa auto brandizzata, e vedremo le criticità del percorso, soprattutto le bellezze che toccheremo della città di Benevento.
Si rinnova il binomio vincente tra l'amatori podismo Benevento e la concessionaria Sara della famiglia Ricciardi, che da sempre sostiene la Stra Benevento. TV7 ha incontrato Alessandro Ricciardi, che ha fatto gli onori di casa ospitando ancora una volta la presentazione della gara podistica che si terrà in città il prossimo 1° maggio. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano. Grazie di tutto, e chiaramente i ringraziamenti vanno innanzitutto all'amatori podismo Benevento nella veste del presidente Raffaele Zollo, che da diversi anni a questa parte, devo dire, ci affida una importante partnership e con la squadra l'amatori podismo Benevento, ma anche e soprattutto con il prodotto organizzativo dell'amatori podismo Benevento, che per l'appunto è questa Stra Benevento. Stra Benevento che arriva al 31esimo anno di vita, quindi una gara oramai radicatissima, entrata nel DNA della nostra città, e per la quale chiaramente un gruppo automotive come la Sara, che è un gruppo radicatissimo nella cittadina di Benevento, ricordo che è dal 1967 che noi operiamo commercialmente nella città di Benevento, non poteva far mancare il proprio supporto. Quest'anno apriremo come di consueto la manifestazione con un prodotto full electric. Perché? Perché Stellantis ha grandi idee e soprattutto per il brand Lancia ha l'idea di creare un prodotto premium, quindi un prodotto che si rivolge ad un driver che è diventato sempre più esigente e sempre più attento alle nuove tecnologie e soprattutto ai nuovi motori ecocompatibili, per cui noi proporremo la nuova Lancia completamente electric e apriremo la Stra Benevento con la nuova Fiat 600 full electric, quindi una macchina appena arrivata nei nostri showroom che vi invito a visitare. Chiaramente ricordo che il nuovo showroom Lancia, per chi ci segue in televisione, è ubicato sempre negli storici locali Sala 3, nella zona industriale Pezzapiana, qui a Benevento. Nonostante la precisazione di azione rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal suo leader Carlo Calenda, che aveva parlato di cultura mafiosa riferendosi a Clemente Mastella, il sindaco di Benevento ha ribadito ai microfoni di TV7 che non ritirerà la querela, come era accaduto precedentemente in occasione di un altro episodio. È necessario andare avanti, ci vedremo in tribunale. Ascoltiamo l'intervista di Alfredo Salzano al sindaco di Benevento, Clemente Mastella. No, ma guardi, io vado avanti, ho dato mandato al mio avvocato e quindi vado avanti, anche per una ragione molto semplice. Lui prima ha fatto la dichiarazione, lui poi ha detto fonti di azione. O tu hai il coraggio di dire ti chiedo scusa, benissimo, posso prendere atto, ma non avendo chiesto scusa vado avanti tranquillamente. È una cosa orrida quella che ha fatto, veramente, che poi si torce anche contro. Torce contro perché insomma veramente è un infame atteggiamento che porta avanti un discorso che non è politico, non è nulla, insomma, tentare di caratterizzare, anche per chi ha avuto qualche problema con il caso di Cuffaro. Sono problemi di Cuffaro, ha chiarito la sua storia, è stato fino anche in carcere, quindi finisce là. Io che poi, questa cosa non c'è assolutamente lui, ho fatto il ministro della giustizia, ho mandato al 41 bis, quindi con grande rischio anche personale, tantissime persone, mo io sono quello che sarei connivente, non ha messo virgola, non ha messo punto, ha detto quelli, tre, eccetera, quindi da questo punto di vista, come è sgrammaticato anche, avesse fatto una grammatica corretta mettendo la virgola avrei detto benissimo, si riferisce ad altri, ha detto una cosa stranata, riferisce a Cuffaro, al carcere, che cacchio c'entro io con queste cose qua, mettevo la virgola o il punto, gli altri due eccetera o uno, io potevo anche fare come fece precedentemente, che lui ha minacciato con me altre volte una querela, io gliel'ho fatta, lui non poteva farla perché era vero quello che dicevo, che lui gli dava le raccomandazioni, le segnalazioni per il CIS di Nola, e dopodiché lui si mi querelava, io l'ho querelato per davvero dicendo che era vero, dopodiché mi ha chiesto l'avvocato amico suo, che è figlio di un mio grande amico, l'avvocato Madia, di togliere, io la tolsi la querela, sbagliai allora ma non sbaglio più stavolta. L'Unisagno e l'ASL di Benevento hanno firmato un protocollo d'intesa per il contrasto ai fenomeni di disagio psicologico della popolazione studentesca. L'accordo è stato sottoscritto dal rettore Gerardo Canfora e dal direttore generale dell'ASL di Benevento, Gennaro Volpe. Devo dire che questa proposta fatta dal rettore dell'Unisagno ci ha visto subito concordi. Noi vogliamo agire proprio sul disagio psichico che si è creato in particolar modo dopo il Covid. Noi abbiamo azionato una serie
di iniziative a favore della nostra popolazione. Quella di oggi secondo me è molto significativa perché ci sarà una collaborazione stretta tra l'università e l'ASL di Benevento, quindi con la presa in carico da parte dell'azienda di ragazzi che hanno bisogno di un sostegno, quindi noi prenderemo subito in carico questi pazienti, quindi ci sarà una linea diretta e di questo devo dire veramente siamo onorati. Per quanto riguarda il disagio psichico, voi sapete che l'ASL è a disposizione con tutte le istituzioni, in particolare quelle scolastiche, che quelle scolastiche dove veramente c'è il disagio, a noi fa piacere avviare subito dei protocolli in modo da agire in maniera preventiva e quindi risolvere la problematica a monte. Altra cosa importante che è istituito l'ASL, ne faremo poi una conferenza proprio dedicata, è la psicologia di base. La psicologia di base secondo me veramente sta andando bene, è attiva in tutti i distretti, ci sono diverse richieste e quindi un'altra iniziativa per quanto riguarda tutto l'ambito psicologico che l'ASL porta avanti veramente con grande determinazione. È un passo avanti in un percorso che abbiamo già intrapreso da oltre un anno. Noi abbiamo stabilito qui all'interno dell'Ateneo un servizio di assistenza psicologica e di counseling per i nostri studenti che si svolge con l'ausilio di psicologi e professionisti che ci assistono. Il protocollo di oggi fa sì che gli studenti che alla fine del percorso interno dovessero avvertire l'esigenza di ulteriore assistenza possano rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale in maniera convenzionata con l'Ateneo, ma è anche un modo per sperimentare forme di affiancamento nuove agli studenti in un momento importante della loro vita. Le ricadute sono tremendamente concrete, ci sono studenti che per 4 appuntamenti incontreranno psicologi qui all'interno dell'Ateneo e se alla fine di questi 4 appuntamenti più uno si dovesse ravvisare reciprocamente l'esigenza di un ulteriore aiuto, grazie a questo protocollo entra in campo il Servizio Sanitario Nazionale, l'ASL, che affiancherà gli studenti per continuare il loro percorso. Stiamo posizionando nuove panchine in città, lo dichiara l'assessore alle politiche ambientali Alessandro Rosa. Eccole montate a Piazza Cardinal Pacca e in Piazza 4 Novembre. L'idea, compatibilmente con i fondi destinati al settore ambiente, è quella di sostituire tutte le panchine obsolete al fine di rendere la città sempre più decorosa. Si è tenuta la prima udienza del processo d'appello relativa all'omicidio di Nicola Zeppetelli, 40 anni di Cervinara, nei confronti di Alessio Maione, 32 anni di Cervinara, e Giuseppe Moscatiello, 24 anni di Cervinara, che si diedero alla latitanza e furono arrestati 2 giorni dopo l'omicidio in un'abitazione di Arienzo. Durante l'udienza una delle parti civili, ovvero la mamma della vittima, la signora Assunta Marro, assistita dall'avvocato Vittorio Fucci, ha depositato nelle mani del presidente del collegio della Corte d'Assise d'Appello un manoscritto scritto allo Stato di ignoto contenuto che sarà oggetto di attenzione della Corte d'Assise d'Appello. L'unica altra parte civile presente all'udienza è stato il fratello della vittima, Franco Zeppetelli, sempre assistito dall'avvocato Vittorio Fucci. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Pasquale Napolitano, Luigi Petrillo e Giulia Cavaiuolo. Durante l'udienza c'è stata una relazione della vicenda da parte del presidente della Corte d'Assise d'Appello e successivamente la requisitoria del procuratore generale che, condividendo le tesi dei difensori delle parti civili, ha chiesto la conferma della sentenza di condanna a carico del Maione e del Moscatiello. Il processo è stato rinviato in prosieguo per la discussione dei difensori delle parti civili e degli imputati. La dichiarazione di monumento nazionale che sarà riconosciuta al Teatro Comunale Emanuele di Benevento è motivo di grande soddisfazione. Il Comunale è tornato a splendere dopo oltre 10 anni di chiusura e nuovamente il cuore pulsante delle rappresentazioni teatrali della nostra città. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, promotore del nuovo riconoscimento al teatro. Così è intervenuto il presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione dell'impegno alla valorizzazione del patrimonio culturale ed architettonico della nostra città, un nuovo traguardo che accolgo con grande orgoglio da presidente della Fondazione e da cittadino di Benevento.
prosegue tristemente la ridda di inutili ringraziamenti rispetto all'inserimento del Teatro Comunale di Benevento tra quelli che all'esito del percorso legislativo verranno poi insigniti della classificazione di monumento nazionale. L'ultimo ridicolo a firma di Picucci, senza dignità alcuna, così è intervenuto in una nota Lucio Lonardo, commissario cittadino di Benevento. Nessun altro intervento nelle istanze parlamentari può arrogarsi il merito di quanto accaduto e registrato negli atti parlamentari, come l'emendamento a firma dell'onorevole Francesco Maria Rubano. Quelle che si leggono restano esclusivamente ricostruzioni distorte di fatti che invece sono conclamati. La città di Benevento riconosce oramai senza alcun indugio le frottole raccontate dai soliti al comune di Benevento. Lunedì prossimo 8 aprile il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto sarà in provincia, così in una nota a sua firma l'onorevole Francesco Maria Rubano, segretario provinciale di Forza Italia. Al mattino il senatore sarà in visita presso l'istituto penale per minorenni di Erola e poi farà visita alla casa comunale. A seguire nel pomeriggio verrà effettuata una visita presso la casa circondariale di Benevento. Suggestiva presentazione del libro di Nicola Pesce, Il sapore dell'albicocco, pubblicato da Mondadori presso la libreria Barbarossa in via delle Puglie numero 13 a Benevento. Emozionante l'incontro con l'autore che ha brillantemente illustrato la sua opera letteraria, interagendo allo stesso tempo con i numerosissimi ospiti presenti in platea che hanno partecipato attivamente ed apprezzato l'iniziativa. Un ringraziamento speciale da parte di Nicola Pesce alle organizzatrici dell'evento, Antonella Barbarossa e Checca, alla loro particolare idea di libreria e di progetto culturale. L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale, organizza per venerdì 5 marzo dalle 15 alle 18 una visita medica dedicata all'andrologia e all'urologia. Per informazioni e prenotazioni contattare il 351-71-85-946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Sede ASDIM a Benevento, in contrada San Chirico presso il parco Digi Garden. Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle 16 fino alle 21.15 dell'8 aprile saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la promo due gare. Si ricorda che l'abbonamento in corso di validità per la stagione 2023-2024 non sarà valido per la giornata giallorossa Benevento Latina. Per la gara singola Benevento Juve Stabia i tagliandi saranno disponibili a partire dalle 16 fino alle 21.15 dell'8 aprile. Per la gara Benevento Latina i tagliandi saranno disponibili dalle 11 del 10 aprile fino alle 20.45 del 21 aprile. Parte la prevendita Benevento-Juve Stabia, da prevendita promo due gare. Dal 10 aprile alle 10 parte invece la prevendita per la giornata giallorossa che si terrà in occasione di Benevento Latina. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.